Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Cookie Cutter. Che cosa voglio mostrarvi in questo video? In questo video vi farò vedere come farmare più o meno velocemente i bit, che sono la valuta del gioco che ci permette appunto di potenziare le armi, acquistare oggetti e così via. I bit sono quelli lì che potete vedere sotto la barra bianca dell'abisso, 10.190. Prima di cominciare, come al solito, lasciate un like per supportare il canale e se volete iscrivetevi per seguire tutti i miei contenuti. Allora, la prima cosa da fare, ragazzi, è questa: arrivare più o meno verso la fine del gioco. Quindi, ora io qui sono la torre dorata, che è il dungeon finale. Appena arrivate a Vastardofoli, quindi in questa zona qui, vi faccio vedere dove dovete andare. Dovete andare in questo punto qua, vedete? Qui salite e dovete andare qui, esattamente qui. Lo faccio rivedere. Quindi dal teletrasportatore eventualmente salite ta ta ta, e andate qui. Qui troverete un oggetto che dovrete portare a Raz, esattamente qui, al ristorante nascosto. E lui è il personaggio di cui avete bisogno. Gli date l'oggetto che trovate e lui vi darà un componente molto importante che si chiama Riccanza. Questo componente funge da metal detector. È stato progettato e costruito da un cacciatore di tesori. Aumenta la quantità di denaro, quindi di bit, che i nemici lasciano cadere. Fatto questo, ragazzi, potete andare dove preferite. Io trovo un buon posto per farmare, ad esempio, le camere pneuma. Però eventualmente potreste venire qui alla Torre Dorata, ragazzi, il primo teletrasportatore che vedete qui. Allora, vi faccio già una grande premessa. Purtroppo, una volta uccisi i nemici, non è possibile fargli riapparire andando al save. Non è come nei Fallout di Dark Souls, che appunto quando riposate e così via rispawnano. Dovete prendere il teletrasportatore qui, eseguite un teletrasporto ad esempio sopra qui a prigione e poi tornate ad armeria per far ritornare i nemici che avete ucciso. Per quanto riguarda le abilità, ragazzi, io al momento sto utilizzando Fionda. Di base fa 100 danni, quindi è molto, è un buon danno. Mettendo però il componente picchiaduro, questo, e sul canale trovate anche la guida dove trovarlo, questo componente, vi porta i danni a 120, vi aumenta i danni di 20 punti, quindi. Bene, fatto questo, andiamo di qua e facciamo R1. Qui non dovete fare altro che fare R1, come potete vedere. E la cosa ottima è che io posso ricaricare l'abisso tramite quelle sfere lì, vedete? Quindi 10.190, siamo partiti da 10.190, guardate, sono già 10.370. Quindi spammate questa mossa, dopo un po' non ne avrete più. Quindi vedete voi come giocarvela, se volete usare i parry. Ecco, usando i parry si recupera la barra dell'abisso, ragazzi, cosa molto importante. Ma guardate, cioè, coi parry appunto si recupera velocemente la barra dell'abisso, o eventualmente potete semplicemente tornare qui indietro, per questo reputo buono questo posto. Potete tornare qui indietro e raccogliere le sfere. Quindi questa più o meno è la zona interessata per il farming, vedete questa? E qui in alto eventualmente. Anche se lì è un po' pericoloso, voi capite il perché. Ok. Ovviamente non tutti i nemici, basta una parry per poi fargli il colpo finale. Vedete, in questo caso potete scegliere se andare sotto a far fuori subito i nemici. Potete vedere voi. Oppure, ancora più facilmente, potete andare qui in alto e ricaricare il vostro abisso. Per poi andare giù e fare lo schianto, appunto, e eliminarli velocemente. Era giusta la parry. Ecco, l'unica criticità che muovo al gioco è appunto la parry, che non è così precisa, è sballata di mezzo secondo, secondo me. Ah, ho ucciso anche l'altro, questo? Ecco, ci sono ancora
delle porte che non mi è chiaro come si aprono, non capisco se siano buggate o altro, sinceramente. Perché, boh, lì non riesco a capire dove io debba andare. Ah, forse lì c'è qualche segreto, vabbè. C'è qualche posto segreto sicuramente che non ho visto. Allora, fatto questo, ricaricate appunto ancora. Se volete potete ricaricarvi la vita. Ricaricate l'abisso. E andiamo di qua. Ma ci sono un po' di problemi però con la telecamera, sto vedendo dopo l'ultimo aggiornamento. Ok. 11.622. Ecco qua potrebbe essere pericoloso. Va bene, avete visto? Si sono suicidati. Occhio perché se cadete lì venite shottati, eh. Le spine shottano, ragazzi. In un colpo vi uccidono. Questi. Basta premere il cerchio per buttarli giù. E poi andiamo a finirli. Sì, vabbè, qua ho fatto una cazzata enorme, non fateci caso. Però non tutto il male viene per nuocere, ragazzi, perché possiamo ripetere il nostro farming. Vedete? Quando morite, ovviamente i nemici rispawnano e potete ripetere il procedimento. Non dovete fare altro che appunto ricaricarvi la vostra barra. Bastardo, si è girato all'ultimo. È vero che non tutto il male viene per nuocere? Ma non l'ho preso. Cioè 12.408, cioè comunque è buono. Qua c'è un problema con la visuale. Cioè, secondo me è molto comodo come metodo per farmare. Ovviamente dovete prima procurarvi Riccanza, che è molto importante. Qui è pericoloso, infatti non me la voglio rischiare. Cioè, oddio, potrei fare a dire il vero. Però ho rischiato, a fare quella manovra lì. Quindi tornate qui, cercate di non fare la minchiata che ho fatto prima. Quindi, piuttosto, fate fuori prima questo, che almeno qui non rischiate di andare sulle spine. E poi pensate all'altro. Occhio a fare mosse aeree perché potreste finire sulle spine come ho fatto prima. 13.000 bit attualmente. Ripetendo il procedimento potete arrivare anche velocemente a 20.000. Non è poi così noioso. Oltretutto perché il gameplay è veramente divertente. Quindi non è pesante fare questa manovra. E in più vedete posso andare anche a far fuori questi qua. Che mi ero dimenticato tra l'altro. I bit poi dovete andarli a prendere quando fa così. Quindi questo è il procedimento che io appunto vi consiglio per farmare i bit. Probabilmente c'è qualche area che ignoro dove si farma meglio. Questa mi sembra comunque una buona area. Fatto questo, quindi tornate qui, usate il teletrasporto, andate alla torre prigione, poi dalla scusate alla prigione, ritornate qui all'armeria e ripetete il procedimento. Bene, spero che questo video vi possa essere utile. Bella lì, alla prossima ragazzi.